Vi ricordate che l'altra volta avevo detto che l'audio era stato dimezzato e che speravo che non fosse troppo basso? Beh, ecco. Ho visto che comunque era abbastanza alto per quello che effettivamente era. E niente. Ciao a tutti, io sono Mazzetes. No, ciao. Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Alien Breed Impact. Siamo qua nuovamente a fare grigliate allegre di alieni al gusto di pollo. Al gusto di pollo al sapore di formaggio in un letto di ortiche. Chi urla ancora? Ma basta! Una miseria, ho dovuto sprecare del fuoco per farlo fuori, stambaladan. Allora, dove devo andare? Qua posso andare? No, perché c'è il fuoco, quindi probabilmente dovremo tornarci in un secondo momento. L'unica cosa che non ho controllato è se il rumore del joystick effettivamente era troppo alto, ma non saprei neanche più tanto che cosa fare. Cioè, oltre a cercare di parlare il più forte possibile, cioè proprio come se stessi urlando a un campo di calcio a distanza, e tenere il microfono basso, non lo so. Vabbè. Ma quello ne ho già parlato lo scorso episodio, quindi console, motori, a turbina. Facciamo ripartire sta nave. Vediamo. Tra l'altro è carino di sottotitolo il fatto che ci siano anche tutte queste tecnologie che vengono rappresentate, ecco, con i vari motori, i vari funzionamenti. Devo attivare sta roba qua, no? Sì, gli altri motori a turbina. Ah, ma no, qua mi attiva semplicemente una navetta per spostarmi in un'altra zona. Non è già l'avvio di tutto l'affare, ecco. Infatti, attiva il sistema della navetta. Ora posso attivare il sistema della navetta, finalmente, che è semplicemente questo. Cioè, abbiamo fatto tutto sto casino semplicemente per questa lampada qua. Non abbiamo riattivato la nave ancora, proprio per niente. Allora, adesso dobbiamo arrivare alla stanza del mainframe, che è da quella parte. Però, già che ci sono, è meglio prendere un po' di roba di quello che c'è dai nostri carissimi corpi umani. Allora. Questa zona è tutta diversa, guardate che belle queste pareti qua, sembra che ci sia dell'elettricità che passa nel mezzo. O delle cose tipo di laser. L'ufficio della sicurezza è di là, ok, perfetto. Qua c'è di nuovo un terminale Intex, beh noi salviamo, una volta in più non guasta mai. A saperlo ho potuto farlo anche nello scorso episodio, c'erano 3 minuti di distanza. Armi, vediamo se ci sono delle munizioni per... ecco qua, sì, 600, io me le prendo tutte quasi quasi. Lanciafiamme, sì, ci sta. Poi vediamo se ci sono gli oggetti più che altro. Ecco, kit medici. Facciamo che prendere due piccoli sto giro, che sono un po' più per tutte le situazioni. Ah, ma ho anche delle granate frammentazioni che posso vendere. Avrei potuto prendere magari un kit grande o uno piccolo. No. No, perché sarebbero stati 1500. Sto dicendo delle grandi cavolate. Comunque, la torretta di guardia non vorrei ancora venderla perché meglio essere sicuri che non... cioè, potrebbe servirmi. È una cosa molto, molto, molto... cioè, un accessorio molto, molto, molto potente se c'è la possibilità di utilizzarla. Ma bisogna anche utilizzarla in alcuni... che schifo. Arriva qualcuno? No. Sì. Perfetto. Dicevo, bisogna usarla solo nei punti dove c'è l'alimentazione. E quindi non è che uno può usarla così quando gli pare e piace. E bisogna quindi conoscere bene le zone dove può essere utilizzata, dove non può essere utilizzata. Devo passare di qua, sì.
Però fatemi girare. Lasciatemi girare. Questo. Oddio, chi se c'è? Allora, quello. Focus alla di Carry, la di Carry. Ok. Ricarica già che ci sei e che gli altri stanno urlando. La di Carry, la di Carry. Ma cos'è? Perché non ho silenziato niente, no? Ho finito i kit medici? No, ah, ok. Mi hai rotto l'infarto, dico, perché non c'è niente là? Ah, là ci sono quei tizi, ma sono chiusi dentro, vero? Sì. Beh, meglio così. Allora, qua non c'è nulla. Ok, quindi dobbiamo passare per forza. Ah, ma... Da dove mi è arrivato quello? Si sarà aperto un foro sul terreno da dietro. Ti ho visto? Sì, io preferisco ricaricare di più che non... cioè, ricaricare di più l'arma che non di meno. Per essere sicuro che poi nel momento del bisogno non sia scarica, ecco. Sono un po' paranoico da quel punto di vista, cioè mi faccio sempre un sacco di problemi sul fatto di quanti... Ecco, naturalmente. Un ostacolo ostruisce l'ingresso. Sistema di incendio agli alloggi duri. Perfetto, e adesso non mi ricordo cos'è. Noi siamo andati qua per arrivare al mainframe, solo che è bloccato dall'altra parte, quindi dobbiamo andare di qua. È vero? Ah, dobbiamo andare alla console di autorizzazione alla sicurezza. Ah. No, non esplodono questi affari, devo cambiare arma. Ma usiamo il fucile, vediamo se il fucile laser li fa esplodere. Questo è anche molto carino. Fa un effetto davvero... Folle, dov'è il lanciafiamme? Eccolo qua. Ma io di nuovo ho bisogno di un medikit, ma porca d'una miseria. Sto usando medikit come se piovesse. Dove devo andare? Di qua? No, però di qua mi sembra di aver visto della roba. No, qua dove siamo andati prima? Ci ha fatto fare solo il giro? Cosa c'è qua? Ah, qua ci sono dei riconoscimenti. Ma credo che questa zona dovremmo andarci poi più tardi. Chi urla? Si può erba? Come si colpiva? Così? No. Così? No. Così, perfetto. Ma non si entra comunque. Ci sarà un modo per entrare. L'hai chiuso. Ah, ma è... Che scemo. C'era la porta. Allora, chiave magnetica per la... Ma vogliono chiudermi qua dentro, eh? Pezzenti. Per fortuna c'è la porta con cui posso difendermi. Eccala. Sapevo, mi sentivo troppo al sicuro. Oddio, pure la di che? Me lo sono trovato proprio in faccia. Ma vaffanbrodo. No, quello che urla, no, quello che urla, no! Console per autorizzazione della sicurezza. Security system deactivated. Allora, qua è chiuso, non devo passare di qua. Cribbio. Non mi stanno prendendo simpatici quelli. C'è un terminale Intex qua, lo stesso di prima. Credo di sì. Vediamo se ha delle munizioni. No, se invece non ne ha, infatti è quello di prima. Però abbiamo abbastanza roba per comprare un altro medikit, quello grande. Perfetto. Salviamo anche già che ci siamo perché un salvataggio in più fa sempre bene. E vediamo un attimo dove dobbiamo andare, mo. Allora, dobbiamo andare in là. Do, acqua.
Questi non funzionano. Ci sarà da picchiarsi un po', credo, qua. È uno spazio molto ampio. Però non ci sono delle postazioni per le torrette. Altrimenti potrei provare a metterne una, ma non ce n'è. Non ci sono postazioni per torrette. Però sono abbastanza sicuro che adesso inizierà un gran casino. Naturalmente non funziona perché non ha l'alimentazione. Ah no, di qua bisogna andare. Aspetta. Ma vaffanbrodo, me li piglia proprio in faccia. Il problema è che per cercare di mantenere la posizione. Un altro. No, in faccia mi è arrivato quello. Un altro là di quelli. Di quegli stupidissimi. Qua finisce male. Ancora un altro c'è, ma basta. Ok. Ah, qua c'è una presa per l'alimentazione per la torretta. Vai. Piazza. Vabbè. Ma non me l'attiva. Non posso piazzare una torretta qua, scusatemi. Ah, forse devo. Sì, naturalmente magari con il. Sbaglio. Non questo, voglio lanciafiamme, dai. Ok. Yeah! Questo potrà. Sbaglio. Pff. Credo che potrebbe aiutarci, visto che. Venite qua, orate. Vieni, bello. Not bad la tecnologia. Il fatto che non credo di poterla smontare e spostare da un'altra parte. Vieni, vieni. Fortuna che sono stupidi. Vieni, vieni. Ce n'è per tutti. Urla, urla. Vieni, vieni. Carissimo. Vieni. Vieni, vieni. Perfetto, benvenuto anche a te. Di qua devo andare, vero? Sì. No, però io volevo lanciare. Mi conviene di più il lanciafiamme perché l'altro mi trovo meglio, quindi preferisco usarlo alla fine, quando ci sono le parti più complesse. Ok, allora uno è andato. Credo che questo sia il mainframe, tecnicamente. Allora. Ne arriveranno altri? No, non c'è nessuno. Strano. Allora, l'altro interruttore termomagnetico che si sta allineando. Perfetto. Yeah, ok. Se c'è qualcuno, io corro dalla torretta. Eccola. Vieni, 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 vieni,
Thank you.
Bueno. Però conviene comunque usare un kit medico. Vieni, bellissimo. L'ho schivato. Dopo voglio rivedermi il video, mi è sembrato proprio di schivare il colpo al volo. Allora. No. Vieni qua. Venite, venite. Che qui c'è il vino buono. Venghino, signori, venghino. Che qui c'è il vino buono. Ma quanto ce ne hai? Quello davanti agli amici. Vada. Cioè, immaginate quanto cavolo di munizioni abbiamo risparmiato con sta storia. Fate proprio bene a tenere la torretta, eh. Anche perché venderla la vendi al prezzo di 600, che sono poi alla fin fine 600 munizioni, ecco. Che però io consumo molto più in fretta. Vieni, vieni, vieni. Ah, c'è un altro. È quello che cura quello. Sì, ci metterò probabilmente di più. Forse sarà anche noioso sta parte qua, ma almeno non ci moriamo, che sarebbe ancora peggio, ecco. Belli. Dai, dai. Fatevi sotto. Perfetto. Ce la si fa ora? Meglio camminare prima, perché se devo poi correre a tornare indietro almeno ho l'energia per farlo. Venite, venite. Si è morto subito quello. Probabilmente quelli curatori hanno meno vita degli altri. Vieni, vieni. Vieni, vieni, bravo. Corri, bambino. Corri. Vieni. Vieni. Perfetto. Grazie, bello. Grazie, torretta. Ma non devo correre. Non devo correre, anche se mi viene istintivo da correre. Perché se per caso ci fosse... Non mi piace, non mi piace, non mi piacciono sti suoni, non mi piacciono sti suoni. C'è di sicuro qualcuno che vuole venirmi in faccia qua. Ok, si sta inizializzando il tutto. Secondo livello di alimentazione. Systems online in 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, potenza. Spettacolo, lo voglio anch'io una roba così a casa. No, forse è un po' pericolosa, eh. Ah, devo tornare indietro, va meglio così. C'è qualcuno che mi vuole picchiare? No. Però c'è delle porte, io volevo vedere cosa, dove portano quelle porte. Su in cima. Dove eravamo prima. Perché se qua non c'è più niente da fare, magari là c'erano degli oggetti in più che si possono prendere, non lo so. Qua. Cosa ci sarà qua? Un corpo umano? Via. A parte che è uno solo, eh. Posso anche seccarlo questo. Ma sì, infatti. Basta che non ne escano altri. Kit medico grande, perfetto. Grande cosa. Poi invece cosa c'è? C'è qualcosa? L'hai bloccato di là, c'è un sacco di gente, ma sono quelli piccini.
Che vanno anche tutti grigliati insieme. Adesso c'è qualcosa. Eccola. Una miseria. Cos'è sto casino? Mi sono invischiato in qualcosa di un po' troppo grande. E un con kit medico grande, va, visto che l'abbiamo trovato un attimo fa. Munizioni. Anche per il lanciafiamme, perfetto. E qua è chiuso. Però secondo me era una zona questa dove non ci saremmo tornati più. E quindi alla fine non è andato troppo male ad andarci, ecco. Perché alla fine con il kit medico grande che abbiamo preso ci siamo rientrati, insomma, di quel vita che abbiamo perso. Vediamo qua cosa c'è. 1000 crediti, sì, è una buona zona questa. Lo so, sto sforando i 20 minuti, ma voglio fare... Cosa c'è qua? Cos'è sta roba? Se gli rompo questi fissi qua, che cosa succede? Niente. Vabbè, torniamo in là. GG. C'erano altre porte da sto parlo. No, ok. Vediamo di qua c'erano dei nemici, forse sì. Andiamo giù. C'è ancora la mia torretta da sta parte. Ok. Perfetto, ma andiamo in là. Magari girando. Ah, termina l'intex, perfetto. Però guarda, tu inseguimi pure, guarda. Adesso c'ho la torretta appena qua. Ah, fortuna che sono venuto in qua, perché non era solo, sono tutti quegli altri che fanno un fracco di danno alla fin fine. Vabbè. Uff, è stata indispensabile qua. Sarei messo nettamente... Dove sono adesso? Ancora là. Vieni, vieni. Vieni. Oh, vieni. Vieni. Gli si è chiusa la porta sul proiettile. Oh, ma mi riesci a beccare? Sei una schiappa. Prendimi, vienimi a prendere, tanto non mi prendi, tanto non mi prendi. LOL, non mi ha preso. L'ho trollato. Vabbè. Ora è il momento buono, salviamo, Buonanotte al secchio. C'erano degli altri medikit che potevamo prendere? Sì, prendiamo un medikit grande e un medikit piccolo, perfetto. Ah, forse c'erano delle munizioni. Sì. Ma allora questo è un terminale intex diverso da prima. O si è aggiornato. Oh, boh. Vabbè. Comunque. Per questo episodio è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Io sono Mazzetest e vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti!